Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di God of War ed è la prima che torna al formato classico della serie, insomma. E col cavolo che finivo con questo gioco, ovviamente, anche se è molto lungo, occupa molto, è una gran figata, perciò eccoci qua. Ok? Mi fa strano non essere in live in questo momento, ma ci faremo l'abitudine. Dopotutto sono andato avanti anni così. Ora, noi siamo esattamente... credo alla fine di Alfheim, perlomeno di questa zona qua. Dopo aver massacrato malissimo un sacco di questa sorta di elfi calabroni, siamo usciti fuori da quella specie di sogno che era qui solo per trovare Atreus veramente furioso e arrabbiatissimo per il fatto che noi siamo stati via un sacco di tempo senza rendercene conto. Il rapporto con nostro figlio è un po' problematico, sembra di capire, eh? Ragazzo, l'arco. Tienilo. Ok, hai ottenuto le frecce di luce. Tira le cristalli di luce per infonderli con la luce di Alfheim. Oh, bene. Esatto. Perfetto. Ah, però sono un numero ridotto, vero? Scocca la freccia sulla roccia. Ok, tieni premuto L2 per mirare, ok. Funziona. Ora possiamo Perfetto. Tornare indietro. Vieni. Beh. Ok, tornare indietro, ma... La scala è bloccata. Sì, immagino dover scendere di qua. C'è un cristallo di luce laggiù, lì a terra. Forse ci aiuterà a uscire da questo stupido posto. Prima facciamoci un giretto, va, che devo capire un po' meglio questa zona. Solo così. Non si può fare altro. Ah, è già sceso Atreus? Penso di sapere cosa devo fare. Allora, tanto per cominciare voglio andare qui. Esatto. Ecco, piazzandolo qui. No. Ah. Capito. Ah, beh, allora, intanto ci siamo beccati questo bello scrigno. A volte ci sono cose più belle, a volte un po' meno. Ecco, no, questa per esempio ho... Oh, riduce al 12% tutti i danni inferti dagli elfi scuri. Non è il primo che trovo, potrei quasi farmi un set con questo. Vabbè, dovessi mai ritrovargli gli elfi scuri, porca miseria, mi suona malissimo. Gli elfi oscuri sarà. Vabbè. E allora, mi devo ricordare di averli. Mi sa tanto che delle build iniziano ad avere una certa importanza qui. Quello che ancora non ho capito è se è limitato il numero di frecce che ha Atreus o magari si ricaricano col tempo. Ah, così sembrerebbe almeno. Aspetta. Ah, no, ok. Così. Adesso mi segue, giustamente. Perfetto, ok, qua mi sa che c'è da menare le mani, non lo so, me lo sento. E infatti ecco qua. Grazie a Dio. L'ho fatto abbastanza in fretta. Si può fare qualcos'altro di interessante qui? In realtà si potrebbe, forse. Aspetta, orco mondo! Non ho fatto abbastanza in fretta. Ok, grazie. Io devo usare più Atreus. Di questo ne sono consapevole. Ma vediamo intanto se quella si taglia per fatti suoi oppure... Ah, sì. In realtà sì, e ti fa andare lassù. Poi di qua sembra non esserci nulla.
Di là però sembra esserci un passaggio. E l'avevamo visto prima, no? Se facessi così... No, un po' più su, magari ce la faccio. Yes! Cosa ha cambiato? Ah, uno scrigno c'è? E basta? Mi pare strano che sia solo questo. Può essere? Boh, mi sembra di aver liberato qualcosa anche lì. Vabbè, non fa niente. Andiamo, va. Un'altra di queste? O è sempre la stessa? No, mi sa che è sempre la stessa. Almeno credo. Beh... Aspetta però, questa è... Fosse mai che... La mia freccia non può penetrare quella roba. Infatti, quindi dobbiamo toglierla da lì. Vediamo come. Fammi pensare. Forse lo so, aspetta. Magari... No, ma... È lontanissimo. Può essere? Forse è quella lassù? O magari è di qua e io sto facendo tutta sta strada per niente. Ci deve pure essere un altro passaggio. Insomma, qui è dove ero all'inizio. Siamo andati di qua. No? Qui non c'era un cavolo, o meglio, era questo, c'era uno scrigno, con un po' di intelligenza si è potuto prendere, quel coso lì ha creato questo ponte qua, e però, ok, ah guarda un po', Esatto. Bene. Sempre con tanto amore. Wow! Dov'è? Lì. Guarda, ti dirò. Au. Grazie. Facciamo questo, va. Un po' di cura. Ok, e da qui, però... Che cosa ho guadagnato? Forse questo. Però... Sì, ma che pro... È questo che non capisco. Ah, va. Finalmente. Illuminerò il cristallo se mi trovi l'angolo di tiro. Cerchiamo di ritornare su. Ok, allora, ritornare su... Ah, vabbè, sì. È facile. No, non volevo fare questo. Oh.
devo stare attento a non premerli insieme. E quando mi muovo tendo un po' a premerlo. L3. Ok, ci siamo. Ti dovrei aver liberato l'angolo di tiro, giusto? Potenzia l'abilità delle frecce luce usando XP. Ah, aspetta. Combattimento magico. Frecce di luce aumentano l'indebolimento dei nemici. Ok. Se no, le frecce di luce causano più danni da stordimento ai nemici. Vabbè. Però... per ora mi interessa di meno. Mi potrebbe interessare di più qualche altra cosa, tipo... dei danni a stordimento. Mani nude schivi. Attacco con lo scudo. Scontro ravvicinato. R1 per l'attacco in salto. Oddio. Questo secondo me è carino. Quest'altro? Ah, potente attacco in salto. Ok. Anche questo è interessante. Altro questo mi interessa per ora, dai. Vabbè. Anche questo, ma discutibile. Piuttosto, qui che cosa abbiamo? Niente che mi convinca davvero. Per ora mi sta più o meno bene così. Non ho un piffero. Va bene. Vai. Mira lì. Grande. Un'altra bloccata. Qua c'è un gran bello scrigno però. Proviamo subito una cosa nuova, va. Esatto. Perfetto. Anche basta? Sì, sembra di sì. Ok. Andiamo con questo. Sferzata di Utgard. Un attacco runico leggero, ampio attacco ad arco che infligge una discreta quantità di danni da gelo. Beh. Il danno è più o meno uguale. Questa è una ricarica più... Io farei questo, onestamente. Per lo meno a provarlo. Poi vedremo. Ok, e qui? Cosa... come faccio? Ah! Ah, forse... esatto. Ehi, prendilo. Dove lo porti quello? Direi qui, no? Qui c'è qualcosa, oltretutto. Vabbè, sapevo che era inutile, Grazie. Servito un bel po'. Sì, scusa. Esatto. Che cosa ha creato? Ah, ecco che cosa ha creato. Che stupido. Ragazzi, ok. Qui. Punti aggiunti. Ci lasciamo alla luce, facciamo ritorno alla luce del fiume di anime, ci trasforma, ci consuma trascendendo la vita e la morte, la luce è verità, la luce è tutto. Ok, la luce sembra grandiosa, ma forse ti fa anche impazzire, no? Ok.
Guarda, la porta blu che non è una porta. E una vasca. Ma come faccio a raggiungerla? Che significa? Seme. Ricorda la forma. Sì, lo so. Ok. Allora, questi qua possono essere colpiti, ma non da lì. Bensì da lassù, secondo me. Ok, rimango ancora sconcertato dalla grafica di questo gioco, è veramente... Boh, non sembra assolutamente una PlayStation 4. Mi sa che ho preteso un po' troppo, vero? Se... non so cosa diavolo sia questo. Beh... mi sa che ci devo provare. Aspetta, c'è un modo per arrivare lì? Ma secondo me... aspetta un attimo. Posso riprendere questo io, no? Direi di sì. Proviamo a metterlo là. Probabilmente è questa la chiave. Cosa ha creato? Oh, ecco che cosa ha creato. Beh, direi di sì, eh. Oh no! Invece di depredare un tempio sacro, forse potremmo andarci. Ragazzo, se vorrò il tuo parere, te lo chiederò. Esatto, bravo Kratos. Io non lo lascio certo quello scrigno. Anche se ho una rottura di balle a scoprire dove sono tutte le cose. Allora, però, da qui io penso che si possa riuscire a colpire l'intero filare di radici brutte. Esatto. Esattamente. E però... dove... dove sono le altre campane? Ah! Che gioia! Allora, intanto proviamo una cosa. Mettiamo sto coso qui. E colpiamo. Ora puoi arrivarci. Ora puoi arrivarci dove? Fare che? Eh no che non può. Che cavolo? Va bene, ok, allora questa devo ancora capirla. Guardiamoci un pochettino intorno perché c'è la seria possibilità che troveremo... E io perché sto guardando le campane, a dire la verità, ragazzi, eh? E quello non ho capito... ma cosa diavolo serve? Ma piano piano credo che lo capiremo. Il bello è che di quelle campanacce malefiche da suonare, io ne ho trovato soltanto una per ora. Chissà dove diavolo sono le altre. Ah, ok! Ecco. Non ci avevo mica pensato a sta cosa. Continua. L'uomo più grande o l'albero più alto sempre da me iniziano soltanto. Sì, è seme. Stupidi. Così alla fine è una porta. Che bella che è sta cosa, mamma mia. Allora, apriamo perché può essere che altre campane le troveremo anche qui dietro. Wow!
Ok, calma. Ritorna alla barca. Come ritorna alla barca? Fermo, fermo, fermo. Ancora tante cose da fare. Prima di andarcene, quello scrigno io lo voglio. Che aspetti? Stare qui è una perdita di tempo. Muoviamoci. No, vabbè, non posso rientrarci? Dovrei fare tutto il giro? Davvero? Ma no. Non pensavo di perdersi. Siccome non trovavo le campane, pensavo di trovarle altrove. Porca miseria, me lo sono perso quello. E vabbè, fare tutto il giro non c'ho. Con le corna è tornato. C'ho intenzione. Che cosa vuole adesso? Odio quel tizio. Ma che lui tornerà. Allora, intanto a me quello sembra un cristallo. Dobbiamo per forza scendere di nuovo. Vedi forse un altro modo? No. Allora? Usa il montacarichi della vasca di sabbia. Vabbè, questo è sbloccato. Effettivamente. Già. Vediamo cosa ci aspetta. A parte una lunga serie di rotture di balle, quella sicuramente. Ok. Bottino di guerra, nuovo set di artefatti, addirittura. Ah. Vabbè, dai, buono. Cosa che potevo potenzialmente perdere. Non sarebbe stata una grande idea. Non c'è modo di salire, lo sai? Lo so. Però aspetta. Da qui... va bene, ok. Ok, è diventato tutto un sacco più spettrale. Oh, che simpatica. Oh, mannaggia la miseria, che fastidio. Ok, una è andata. Sono veramente fastidiose ste streghe, devo dire. Dove sono, maledette? Mondo. Che fastidio! È vulnerabile alle tue frecce. Sì, lo so che è vulnerabile alle tue frecce, ma... Anzi, finiscila, va! Oh, finalmente. Grazie. Se tu tenessi la luce in alto, potrei vedere dove tiro. Usa l'udito. Adattati. Lo faccio. Con fessure si può pagare evitando gli ostacoli. Mio padre può schivarlo mentre meglio se aspetta che si avvicini. Ah, schivarlo meglio se aspetta che si avvicini. Ok, sì. Questo c'era arrivato. Non riesco tanto a reagire velocemente, in effetti. Non ancora, perlomeno. Però mi sa che ho trovato qualcosa lì. Yes. Esatto. Però aspetta, il cristallo manca anche qui, mi sa.
Era l'unico? Oh, che cos'è questo? Aspetta. Fermi tutti, fermi tutti. Queste sono cose che posso colpire, mi sa. Mi sa tanto di sì. No, invece no. Così? No. Eppure sembrano davvero... Forse si devono ancora sbloccare? Magari è davvero così. Forse sì. Questa... Ah, e questa è chiusa. Va bene, allora. Qui c'è lo slot per il cristallo e ho come l'impressione che sia quella ad alimentare tutto quanto, vero? Quindi ne devo trovare uno. Quindi bisogna andare di là. Andato. Simpatico. Ecco, esatto. Ma cosa? Dove? Dov'è la piantaccia malefica bastarda? Dov'è? Mi sa che la posso colpire solo da un altro punto, vero? Tipo questo. No. Ce n'è più di una, quindi. Bella rottura. Ma davvero? Davvero ce n'è più di una? In quel punto? Ma... Da dove diavolo viene fuori? Quella. Come faremo ad attraversare senza un cristallo? Cerchiamone uno. Tanto c'è questo. Cristallo non ci serve solo per questo punto qua, in effetti. Vabbè, dai, comunque, c'è ancora della strada da fare. Tipo. Qui. Esatto. Cosa abbiamo qui? Un sacco di... Possiamo andare. Le porte che non servono. Aspetta. Questa era un po' diversa. No. Non ci posso proprio andare. Ok, inizia a essere un pochettino un problema. Mi sta scappando qualche meccanismo importantissimo? Tipo... centro della stanza, questo qualcosa che potrebbe... No, eh? Non ha alcun senso, vero? No, sembra non avere alcun senso... Ah, oppure, molto semplicemente... Sembra giusto. Ah, ce n'è un altro. Maledetto. Grazie. Ok, ne abbiamo trovato uno. Ora esploriamo un attimo la cella, magari c'è qualcosa. Tutte le celle di questi... Ehi, che è successo? Possiamo andare. Ho sentito un rumore strano. Sì, zitto, un attimo. Fammi esplorare, possono esserci delle buone cose. Tipo questa, vedi? Me la sarei persa. Bottino di guerra 2. C'è solo un vaso. Comperò delle cose dentro. Era un po' di vita. Va bene. Okay. Sicuro che ce la fai a portarla? Non vorrei che restassi indietro quando ci attaccheranno. Stai allerta e zitto. Hm.
Ok, io prima di portarlo laggiù però voglio portarlo dall'altra parte, in tutta onestà. Perché secondo me c'è qualcosa di interessante lì. Una di quelle cose un po' secondarie che però secondo me temo valga la pena fare, sì. Oh, guarda un po'. B, E, F... robe. Ah no, era giusta, giusto, giusto, ok, 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 ok. Ah ah. Ok, vabbè. Scusa, questo è giusto. Possiamo andare. Esatto, e B. Ok, grande. Visto che valeva la pena. Me lo sentivo proprio. A posto. Cosa abbiamo di bello qua? Spallacci runici a scaglie. Beh, oddio, in realtà inizia a essere un pochettino più potente di quello che ho. Però mi fa calare tanto la forza e questo non voglio che accada. Onestamente. Ok, va bene, dai. Comunque, sono soddisfatto. Prendiamo il cristallo e andiamocene dove dovevamo. A proposito, ci sta quella piantaccia del cavolo. Beh. Quella piantaccia del cavolo che non ho la minima idea di dove, di come liberare. Vedi? Quella lì. Forse lo so. Un attimo, Sta a vedere che forse lo so. No, invece no, non si libera temporaneamente, neanche temporaneamente. Ma dove diavolo? Io non... A me non sembra di vedere proprio nient'altro. Cioè, che catena posso fare? Dio, non lo so proprio. Beh, forse si tratta di una cosa da fare dopo. E mi sto cervellando inutilmente. Beh, in ogni caso non ho la minima idea di come farla. Vabbè. Poco male. Andiamo dove dobbiamo. Ragazzo. Tira. Lo so. Cosa si è creato? Ah, ecco cosa. sì. Decisamente. Finalmente useremo la stessa vasca di sabbia che ci ha già portato qua giù. Voglio andare via da qui. Questo l'abbiamo già aperto, vero? Sì. Ok. Perfetto. Ci sei, figliolo? Sì.
Adesso riprendo l'ascia. Grazie. Ora, io credo di aver già esplorato qua, però non si sa mai. Un secondo controllino non può far male. Un altro artefatto elfico. 3 su 6 addirittura? No, rispetto alla mia media di completismo delle cose non è male. Dico che potrei quasi ritenermi soddisfatto, ma... Bene, e però dove... No, aspetta, io l'ho fatto automaticamente senza pensare. In realtà, dove devo andare? Questo. Ok. Vieni su? Non vieni su? Chissà dov'è rimasto, madonna mia. Vabbè. Ah, no, eccolo. Sì, però mi sa che alla fine non era... Sta a vedere che non dovevo fare niente realmente lì. Vabbè. Ok, questo mi ricordo. Oh, le gabbie sono aperte adesso, aspetta. Sono tutte aperte. Ah, questo era solo argento, non era un altro bottino incredibile. Incredibile, poi è una parola grossa, me ne rendo conto. Oh, bene. No, fermati. Prima voglio essere sicuro di esplorare per bene. Sì, infatti, qua ci siamo già passati a suo tempo, però... Guarda, come una di quelle cose che c'era da cervellarsi, se non ricordo male. Questo non si può neanche girare più. E va bene, dai, abbiamo capito. Solo questo. Beh. Dai. Mi dice di... Wow! Oh, il simpaticone, va. Vaffanculo, va. Allora, tu sicuramente salti fuori e mi fai del male. Wow, questo era uno di quelli che devasta, vero? Mannaggia, sfuggente pezzo di merda. Dov'è? È lì. Au. Au, mannaggia sto coso de merda. Dov'è? Bastardo, guarda che non ci si vede un piffero. Questo. Lo evita sempre, maledettissimo. Dove sei?
Ne hanno fatti in tempo. Ah, porco mondo. Aia. Ok, no, mi serve. Ah, no, ok, devo curarmi assolutamente. Dove diavolo era quel coso? Ah, no, quello. Porco mondo. Ah, che stress. Vabbè. Siamo arrivati precisi al boss, quindi... Come faccio a... come faccio a rinunciare adesso? Spero che mi faccia ripartire dal boss. Più o meno. Più o meno. Anzi, sapete che vi dico, ragazzi? Effettivamente ci possiamo salutare. Ho visto l'orario. Non sono più abituato, scusate. Era un po' che avevo ricominciato a fare le live. No, ho visto l'orario. Mi sa tanto che è meglio se ci salutiamo qua, ragazzi. Quindi, noi ci vediamo domani con un'altra puntata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo questa serie. E qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie di God of War e il link per acquistare il gioco super scontato su Amazon, in questo caso. Se lo fate, mi date una mano sul canale, insomma, supportate il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!